Amici della Slive, siamo in compagnia del socio di Casa E, Paolo Padovani. È uscita questa opera, il secondo volume dell'annuario giallo-blu, che ripercorre, grazie agli scatti di Francesco Grigolini, questa bellissima cavalcata della squadra di Andrea Mandolini. Vedo che ce l'hai tra le mani, Paolo, lo custodisci con grande gelosia, insomma, è il vostro gioiello di Casa E. Certo Alberto, grazie, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori, visitatori del tuo app. È un libro che ci è costato tanta fatica, tanto impegno, 352 pagine e oltre 600 fotografie selezionate tra migliaia di Francesco Grigolini, però credo che il risultato sia stato eccellente. A differenza del primo, che era più istituzionale e presentava la società e i giocatori, questo è proprio un libro per i tifosi. Un libro che ripercorre in modo fotografico ed emozionale tutta la cavalcata del Verona, tra l'altro cominciando con una lettera inedita del presidente Setti, molto bella, molto toccante, fino alla Coppa Italia. È una sezione speciale che abbiamo pensato proprio per i tifosi, di foto solo ed esclusivamente dedicate alla nostra splendida curva e anche agli altri settori dello stadio. Abbiamo sentito Paolo Padovani, adesso abbiamo il piacere di avere l'altro socio di Casa E, Nicola Scapini. Adesso insieme a Nicola andiamo a capire dove e come un tifoso dell'Hellas Verona può acquistare questo bellissimo volume. Benissimo, allora questo volume, il secondo volume dell'annuario Hellas Verona, può essere acquistato presso la libreria Feltrinelli, che c'è in via Quattro Spade a Verona, presso la Gelfi e Barbato, che è in piazza di Tascala, presso l'Hellas Store di via Cappello, l'Hellas Store di Treniago, il Verona Point del Quadrante, presso Photo Express di Francesco Grigolini, oppure presso il sito di Casa E online, quindi con un sistema elettronico che viene poi spedito direttamente a casa pagando con carta di credito o bonifico. E per quanto riguarda questo secondo volume, abbiamo scelto molte foto particolari, belle, e che cercano di fermare il tempo in questo campionato meraviglioso che il Verona è riuscito a portare a termine con la promozione. Non ci sono, devo dire, foto che non lanciano messaggi. Ogni foto diversa lancia dei messaggi per quanto riguarda i gol, per quanto riguarda il sacrificio, la sofferenza, le azioni particolari, le vittorie, le sconfitte, gli abbracci tra i giocatori che hanno segnato un gol, un rigore parato da Rafael. Devo dire che è un volume ricco di emozioni che ogni tifoso dovrebbe avere nella sua libreria.